spesso portiamo i bambini, vengono anche i due padrini, unirli alla comunità cristiana e ora li accogliamo nella comunità dei credenti. Che nome date ai vostri bambini? Per Marco e Matteo, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché osservando i comandamenti impareranno ad amare Cristo e il prossimo, come amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi padrini siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cari bambini, Marco e Matteo, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce, dopo di me anche voi genitori e padrini farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore. Adesso, come comunità, invochiamo la misericordia di Dio su Fausto e Felicia e su questi bambini e diciamo ogni volta, ascoltaci, oh Signore, perché questi bambini siano illuminati dal mistero della morte e risurrezione del Cristo, rinascano a nuova vita e vengano incorporati alla Santa Chiesa. Preghiamo. Perché con la grazia del battesimo e della cresima diventino fedeli discepoli e testimoni del Vangelo, preghiamo. Per i genitori di questi bambini, per i padrini, affinché diano loro, con l'aiuto di Dio, una chiara testimonianza di fede, preghiamo. Preghiamo per Fausto e Felicia che oggi hanno consacrato la loro vita davanti al Signore, siano capaci quindi di rappresentare sempre questo nella storia, preghiamo. E adesso invochiamo l'intercessione dei Santi. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, San Castrese, Santi tutti di Dio. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questi bambini dal peccato originale, consacra il tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Vi ungo con olio, segno di salvezza. Vi fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché questi bambini rinascano alla nuova vita dall'acqua e dallo Spirito Santo. Adesso acclamiamo ogni volta per il dono dell'acqua. Benedetto sei tu Dio Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Diciamo, gloria a te, oh Signore, gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu Dio, unico figlio, Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa, gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo te battezzati, gloria a te, oh Signore.
E adesso invochiamo lo Spirito sull'acqua. Rinascano alla vita nuova di figli. Diciamo, ti preghiamo, Signore, ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché i battezzati nella morte e risurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo Figlio. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché i tuoi eletti rigenerati dallo Spirito Santo entrino a far parte del tuo popolo. Ti preghiamo, Signore. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questi bambini che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbiano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Cari genitori e padrini, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una nuova vita e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita di Dio che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato, fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati. E adesso noi rinunciamo prima al peccato e poi facciamo la nostra professione di fede. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. E adesso le domande sulla nostra fede, alle quali ogni volta risponderemo con l'affermazione: Creatore del cielo e della terra, credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato, Marco, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dunque, Matteo riceve il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato. Lo vogliamo. Con la testa. Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Unendovi al suo popolo, egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo siate sempre sacerdoti e profeti e membri del suo corpo per la vita eterna. Amen.
questo. Marco e Matteo, siete diventati nuove creature e vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, padrini, è affidato questo segno pasquale. Abbiate cura che i vostri figli illuminati da Cristo vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù fece udire i sordi, parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede, allode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù ti fece udire i sordi, parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede, allode e gloria di Dio Padre.